Scoprire la palla di pomodoro sorseggiando un caffè, ma anche l'arco d'Augusto di Fano, la gola del Furlo e tante altre bellezze del territorio. Basta far caso alla bustina di zucchero, perché da oggi c'è una novità. 12 location della provincia di Pesaro Urbino, insieme a 4 prodotti tipici, sono infatti finite sulle confezioni dei dolcificanti che possiamo trovare nei bar e nei ristoranti. Merito della nuova iniziativa di Confcommercio Marche Nord e alberghi consorziati, che in sinergia con l'azienda Personal Zucchero hanno dato vita a un semplice ma efficace progetto di promozione del territorio, dal titolo Prodotti d'Eccellenza. Chiaramente lo zucchero, no, nel 500 era una merce rara, quindi logicamente era considerata rara e costosa, mentre il giorno d'oggi è il prodotto più diffuso. Questo fa capire che questo è un prodotto promozionale importantissimo, proprio perché chi è che non si trova mai a guardare una bustina di zucchero, quello che c'è scritto, il logo? E questo crea nelle persone comunque un ricordo, una sensazione che può essere un borgo, può essere un buon cibo, può essere un buon vino. E quindi questo è fondamentale proprio per riuscire a promuovere il nostro territorio, le nostre bellezze, per creare comunque nel turista quel ricordo che possa fare in modo di portare da noi di nuovo il turista e proprio esprimerlo poi anche con altre persone. Quindi credo che sia un prodotto promozionale e di marketing con un rapporto qualità-prezzo fondamentale. È da lì che nasce la collaborazione, perché è un qualcosa su cui tu vai a investire, ma che poi a livello di costi non è altissimo e ti può portare invece tantissimo dal punto di vista economico e turistico. Dal Teatro Rossini alla pizza che porta lo stesso nome, dalla Moretta di Fano alla piazza della stessa città, passando per il suo carnevale, ma anche per Fossombrone, Fermignano e per i tanti altri comuni che fanno parte dell'itinerario della bellezza di Confcommercio Marche Nord. D'ora in poi sulle bustine dello zucchero troveremo tutto questo e molto altro ancora, grazie a un'idea che parte da lontano. Questa idea è nata che io avevo una gelateria e pensavo di personalizzare le mie bustine di zucchero, ma non si trovavano sul mercato, non c'era nessuno che lo faceva. Allora io ho pensato a questa idea di produrle io. Nell'anno 88 ho aperto questa azienda con un socio e ci siamo messi a produrre le bustine. Noi non vendiamo zucchero, noi vendiamo l'immagine sulle bustine di zucchero. Quindi diamo la possibilità ai bar, ai ristoranti, alle piccole attività, persino agli eventi, di avere queste bustine di zucchero. Noi collaboriamo perché vogliamo vendere un'immagine, non vogliamo vendere tanto lo zucchero, no? Ma proprio un'immagine di un territorio, ed è quello che noi facciamo con gli itinerari della bellezza. Quindi siamo arrivati a 21 comuni, quindi metà della provincia, e speriamo di andare avanti e creare ancora di più questa collaborazione. Chi ha saputo magari che insomma non è all'interno, insomma vorrebbe aderire, anche chi non è all'interno dell'itinerario della bellezza. Quindi noi speriamo vivamente che ci saranno ancora più comuni che aderiranno poi a questo progetto.